Buon pomeriggio dallo stadio Guido di Ippolito di Lamezia Terme, già in campo sul rettangolo di gioco Vigor Lamezia e Rossanese per questa seconda giornata del campionato di eccellenza calabrese. Noruano, Trentinella, Curcio, Catania, Spano e Lucia, in panchina Sicilia, Mendola, Denisi, Costanzo, Silvagni, Egir, Volpe, Ferrara e Pachi di Scalon. E vediamo se parte la ripartenza della formazione bianco-verde. Spanò lotta con Carrozza, riesce ad andare via Spanò, la palla al centro e ci mette una pezza qui De Luca. Da un po' Ruano comunque riesce quantomeno ad allontanare la palla e può ripartire la Vigor. Spanò tutto solo, vediamo se entra in aria il destro a incrociare Curcio, ma lo stesso Trentinella si fa perdonare andando a recuperare la palla. E ancora Lucia può entrare in aria, vediamo, è tutto solo, il tiro del gol, è il gol della Vigor Lamezia, ha segnato Spanò, gran sinistro sotto l'incrocio di Spanò, questa volta non ha perdonato l'attaccante biancoverde, si è fatto perdonare appunto della palla gol sprecata in precedenza. Formazione bizantina, anche perché il risultato la vede al momento soccombere, seppur di stretta misura. Attenzione, c'è questa mischia in aria, il numero 7, bravo Iannia ad uscire e proprio a chiudere questa azione pericolosa della formazione rosso-blu. Era Bresi, di Vibbo e di Catanzaro, riparte Pedro Rodriguez, questa bella cavalcata, vediamo se riesce a metterla al centro per Catania e ancora Spanò, e questa volta Spanò ci ha provato con questo destro al volo, però sicuramente soluzione che ha lasciato a desiderare il nostro portiere. Ma attenzione, adesso la Rossanese in attacco, vai. Sì, Rossanese, vediamo, attenzione, questo passaggio in aria, si è alzata la bandierina, non si è alzata la bandierina e quindi era tutto buono, e gran sinistro di Falco, e Gianni qui ci ha messo davvero una pezza. In porta parte il sinistro di Carrozza e infatti tira direttamente in porta, è un tiro anche maligno perché rimbalza proprio davanti a Gianni, che comunque riesce a smanacciare, a respingere in tuffo, ancora questa palla in mezzo, sicuro Gianni, i biancoverdi in gradinata, parte questa palla in aria, riesce a respingere Scalon di testa, ancora la mette in aria Misuri e ancora Scalon di testa, sicuramente arriverà il cross in piena aria, parte Trentinella, è buona la palla per Ruano che aveva letto bene, si era mosso appunto in anticipo, aveva un po' beffato la retroguardia ospite. Se tutto pronto sarà Carrozza, Misuri, e Misuri, è bella la soluzione, termina poco distante dalla traversa, bel destro a giro. Lamezia prova ad andare sul fondo, il numero 9 la mette e c'è la gran parata di Gianni che salva tutto sul colpo di testa, ha salvato un gol che sembrava già fatto, e adesso riparte, prova subito a ripartire la formazione bianco-verde, e gira in aria, e gir tira, e angola troppo la conclusione. Lungo per Pisani, Pisani va in contrasto con Scalon, la mette all'indietro, ancora un cross e di testa arriva il gol, il numero 17 ha incornato di testa Coppola, pareggio quindi della Rossanese, azione simile a quella precedente che in cui si era salvato Gianni sull'inzuccata di Buongiorno, e si è ripetuto appunto la stessa azione, quindi gol Ferrara e Rodriguez sul pallone. 47 minuti, restano ancora 3 da giocare. Ferrara apre basso per De Fazio, la mette in aria, è tutto solo Costanzo e c'è, incredibile, la palla non è entrata, ancora del gol, c'è il gol di testa di Pedro Rodriguez, sembrava veramente biellata la porta della Rossanese, una palla
che davvero ha carambolato sul palo, sulla traversa, non è entrata, e poi ci ha pensato Rodriguez di testa in tuffo a schiacciarla imparabilmente alle spalle di Serio, e quindi Vigor Lamezia che torna in vantaggio al 48esimo della ripresa con Pedro Rodriguez sommerso letteralmente dall'abbraccio dei compagni Rodriguez.